diciamo, questo seminario dal titolo Crisi, sì, ma quale teoria della crisi? Quindi io prima diciamo di lasciare la parola al professore, al collega, lascio la parola al direttore per i saluti e ovviamente ci sarà un'oretta di tempo in cui parlerà il nostro ospite, poi lasceremo ecco, gli ultimi 15 minuti per delle domande. Va bene? Buon seminario a tutti, grazie. Io intanto ringrazio Marco Veronese Bassanella che ha accettato questo invito e ringrazio anche chi ha organizzato questo incontro. Il tema è sicuramente di interesse e di attualità per tutti e diciamo in dipartimento è bene che ci siano vari punti di vista. Quindi grazie a Medeo e a Paolo che hanno organizzato questo e grazie a tutti quanti per essere venuti qui. Buon lavoro, mi scuso ma tra 10 minuti devo andare via. Grazie. Grazie Mario, grazie molto, grazie a tutti i colleghi che sono qui, ringrazio Luca, ringrazio Enza, tutti quelli che sono, ringrazio l'associazione studentesca che vedo lassù, dottorandi di altri dipartimenti, quindi ringrazio tutti quanti. E chi è il nostro ospite? Allora, Gagliardo Bologna, nel 2001, in economia, poi nel 2008 dottorato in storia del pensiero economico a Firenze, dopodiché Bergamo, Varese, Pavia e poi Nizza. Temi molto, diciamo, variegati, molto ampi, molto belli, più dal valore della distribuzione, macroeconomia dinamica, economia monetaria. Ha scritto cose molto belle, molto interessanti, siamo molto contenti di averlo qui e vi lascio il mio commento alla parola. Grazie, grazie per l'invito. Vi chiedo subito una cosa tecnica, dove preferite che mi metta, qui o lì davanti? Come preferisci. Questo per cambiare le slide? No, purtroppo no. Cambiare le slide a mano qua. Sì, ok, mano. Quindi sto qui che è la posizione più comoda. Dunque, come potete vedere ho preparato un po' di slide, ma non lasciatevi ingannare dalla grafica relativamente accurata, che potrebbe dare un'impressione di sistematicità che in realtà non c'è, nel senso le ho preparate molto rapidamente, le ultime le ho addirittura scritte in ginocchio, nemmeno i filosofi della scolastica hanno fatto una cosa del genere, perché sono poco più che degli appunti che mi servono per toccare con voi alcuni temi rilevanti rispetto alla teoria e soprattutto rispetto alla teoria della crisi. Devo confessarvi che ho cambiato idea varie volte circa quello che avrei detto oggi, nel senso che all'inizio pensavo di fare un intervento più centrato sull'attualità e poi ho pensato che invece forse partire dai fondamenti teorici potrebbe essere una buona idea, visto che poi insomma il tema di fondo è un confronto tra la teoria neo o nuovo keynesiana e la teoria cosiddetta marxista, quindi insomma forse concentrarsi più sulla teoria, almeno in partenza, ho pensato potesse essere una buona idea. Io ho una formazione marxista, in effetti, che suona insomma, una cosa un po' bizzarra di questi tempi nei dipartimenti di economia, almeno non nei dipartimenti di filosofia o di scienze politiche, ma in economia non è così frequente, anche in Inghilterra. Però mi occupo prevalentemente di modelli macroeconomici che possono essere definiti post-keynesiani, persino con qualche elemento nuovo keynesiano, quindi insomma ho un quadro abbastanza ampio del dibattito economico. E in particolare qualche giorno fa, finché preparavo uno di quegli articoli che non riesce a pubblicare in nessuna rivista, un articolo sugli schemi di riproduzione di Marx, che mi è stato commissionato, quindi l'ho preparato per un volume, mi sono imbattuto in una vecchia introduzione di Shaikh ad un volumone sulle teorie della crisi, che mi è piaciuto molto, e mi è piaciuto molto perché Amar Shaikh è uno dei diciamo, grandi economisti marxisti americani viventi. Lui fornisce una rassegna piuttosto dettagliata delle teorie della crisi, siamo alla fine degli anni 70, quindi come dire, il suo resoconto è un po' datato, ma può essere aggiornato e secondo me è ancora utile. E in particolare lega le teorie della crisi alla diciamo, interpretazione circa la capacità delle economie capitalistiche di riprodursi nel tempo. E a questo fine individua tre filoni teorici principali.
Il primo è un filone teorico che lui chiama dell'economia borghese, oggi sono termini che non si usano più, ma diciamo del pensiero economico dominante, secondo il quale il capitalismo è un sistema che è in grado di riprodursi nel tempo. Il secondo filone è un filone legato soprattutto alle teorie sottoconsumiste marxiste, diciamo così, dei primi Novecento, secondo il quale il capitalismo sarebbe un sistema che non è in realtà in grado di riprodursi e quindi è destinato a chiudere il proprio ciclo in tempi relativamente brevi. Il terzo filone teorico è invece un filone teorico secondo il quale il capitalismo è un sistema teoricamente in grado di riprodursi, ma al prezzo di, come dire, di produrre contraddizioni crescenti che possono mettere il sistema in crisi, anche se la crisi non è necessaria. Concentriamoci per un secondo sul primo filone. Secondo il primo filone di pensiero, dunque, il capitalismo è un sistema che è in grado di riprodursi nel tempo, e questo filone è stato sviluppato dagli economisti cosiddetti borghesi, e Shaikh individua due gruppi di economisti borghesi. I primi sono i cosiddetti economisti neoclassici, voi sapete che la rivoluzione, diciamo, il pensiero neoclassico nasce con la rivoluzione marginalista alla fine dell'Ottocento ed è in un modo o nell'altro ancora oggi la teoria dominante, o quantomeno è l'antesignano della teoria oggi dominante. Ecco, secondo i primi economisti neoclassici almeno, il sistema capitalistico sarebbe un sistema omeostatico, in grado cioè di autoregolarsi e di autoaggiustarsi, se è lasciato libero di operare, in particolare se le forze di mercato sono lasciate libere di operare. Questo perché, per esempio, sul mercato dei fondi prestabili il tasso di interesse reale funge da elemento equilibratore, sul mercato dei beni domanda e offerta, sul mercato del lavoro di nuovo, se il mercato è lasciato libero di mettere in equilibrio domanda e offerta di lavoro, non c'è ragione di avere disoccupazione che non sia frizionale e o di breve periodo, e così via. Dunque, secondo gli economisti neoclassici, in ultima istanza i meccanismi di mercato sono in grado di assicurare il riequilibrio del sistema. C'è però un altro gruppo di economisti borghesi, cioè gli economisti che afferiscono al pensiero dominante, che fanno capo alla rivoluzione keynesiana degli anni 30, e secondo il quale il capitalismo è in grado di riprodursi a patto però che vi sia un intervento dello Stato che valga, come dire, a smussarne le asperità. In particolare Keynes mostra alla fine degli anni, a partire dalla teoria generale del 36, mostra che uno dei grandi problemi del sistema capitalistico è che, se lasciato libero di operare, può generare, come dire, livelli di reddito e di occupazione che sono livelli di equilibrio, ma che sono subottimali. In altre parole, il sistema è caratterizzato da equilibri multipli, alcuni dei quali non sono socialmente ottimali. Spetta dunque allo Stato il ruolo di riportare il sistema verso l'equilibrio ottimale. Dunque, in un modo o nell'altro, sia gli economisti neoclassici che gli economisti di formazione keynesiana, in particolare i cosiddetti economisti neo-keynesiani, cioè la sintesi neoclassica keynesiana, ritengono che o attraverso il meccanismo del mercato o attraverso l'intervento dello Stato il sistema capitalistico possa potenzialmente riprodursi per sempre. Vi è in realtà un terzo filone di cui Shaikh non può, diciamo, dar conto, perché Shaikh scrive la propria introduzione alla fine degli anni 70, e che è un filone di pensiero che si è sviluppato soprattutto a partire dalla, diciamo, dei primi anni 90, e che potremmo definire nuovo keynesiano. Sulle etichette c'è una grande confusione, alcuni parlano di modello neo-hegeliano, alcuni parlano di nuova sintesi neoclassica, ma è diciamo il modello oggi dominante, il modello adottato dalla gran parte delle banche centrali, è il modello che voi dovete utilizzare se volete pubblicare sui top journal, che è il cosiddetto modello DSG, Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, nella versione
particolare fornita dai dagli autori cosiddetti nuovo keynesiani o talvolta neo-rixelliani. Due termini non sono in realtà sinonimi, ma noi li tratteremo come tali, altrimenti avremo una discussione infinita. In ogni caso, secondo questo terzo filone, che è il filone oggi dominante, il sistema capitalistico si riproduce in modo inefficiente ed ineguale, ma solo nel breve periodo, e può essere reso stabile da opportuni interventi di politica monetaria. Dunque l'intervento dello Stato è ammesso, ma è ammesso quasi esclusivamente nella forma di leva monetaria, non di leva fiscale. Dal punto di vista fiscale l'unico tipo di intervento ammesso sono gli stabilizzatori automatici. Poi al limite ne parleremo di questo. C'è un secondo filone di pensiero, come vi dicevo, secondo il quale il capitalismo invece non sarebbe affatto in grado di riprodursi, e questo secondo filone di pensiero, i cui autori principali sono autori dell'Ottocento, del primo Novecento, la causa dell'incapacità del sistema capitalistico di riprodursi sarebbe da rinvenire nella carenza di domanda, in genere declinata come carenza di consumi. Questa è in particolare la tesi di un economista dell'Ottocento come Malthus, secondo il quale il vero problema del capitalismo sarebbe che il capitalismo sarebbe compatibile con il sistema sarebbe in grado di riprodursi a patto che le classi capitalistiche non producano un eccesso di accumulazione di capitale. In quel periodo non c'era una distinzione tra investimenti e risparmi, per cui Malthus non è in grado realmente di formulare una tesi keynesiana secondo la quale sarebbe la mancanza di investimento e più in generale delle componenti autonome della domanda a determinare la crisi del sistema, e per cui Malthus finisce per imputare la crisi del sistema a una sorta di eccesso di risparmio da parte della classe capitalistica che conduce a un eccesso di investimento, anche se poi non è in grado di argomentare sufficientemente la tesi. C'è un secondo filone che è secondo me molto interessante, secondo il quale invece il capitalismo non sarebbe in grado di riprodursi nel tempo, non a causa di un supposto eccesso di accumulazione, ma a causa di sproporzioni crescenti tra i settori produttivi. Questa tesi è sostenuta in particolare da un economista tedesco, socialista tedesco, Hilferding, ed è una tesi che più tardi sarà contestata aspramente da Rosa Luxemburg, perché la tesi secondo la quale il capitalismo non sarebbe in grado di riprodursi perché si creano squilibri settoriali in realtà serve ad Hilferding e ad altri socialisti dell'epoca per giustificare l'intervento dello Stato in chiave pianificatrice. Rosa Luxemburg, che era una rivoluzionaria, non amava particolarmente questa conclusione e riteneva soprattutto che gli schemi di riproduzione di Marx, che non sono altro che delle tavole di interdipendenza settoriale che mostrano quali sono le condizioni di domanda e offerta affinché l'economia si riproduca in modo proporzionato nel tempo, ecco, riteneva che questi schemi fossero viziati da una contraddizione insanabile, che in breve è questa. Di solito i sottoconsumisti fino a quel momento erano stati criticati dagli autori, ma soprattutto gli autori di formazione marxista, che i sottoconsumisti imputano la crisi del sistema capitalistico alla mancanza di consumi. Le masse sono povere, non consumano, questo fa crollare la domanda ed ecco che il sistema entra in crisi. La critica che veniva mossa soprattutto dagli autori marxisti più ortodossi era: voi trascurate il fatto che anche la domanda per investimenti è domanda. Dunque, da un punto di vista teorico almeno, la carenza di domanda delle masse può essere compensata da un'uguale domanda di investimenti della classe dominante, della classe capitalistica. Dunque non c'è nessuna necessità della crisi. La crisi può esserci, ma non è necessaria da un punto di vista teorico e da un punto di vista logico. E soprattutto, diceva per esempio Hilferding, un opportuno sistema di pianificazione la può evitare. Rosa Luxemburg critica Hilferding, critica gli schemi di riproduzione di Marx, e in particolare solleva un problema.
Dice, è vero che da un punto di vista teorico la domanda carente sul piano dei consumi può essere compensata da una maggiore domanda sul piano degli investimenti, ma a che pro la classe capitalistica dovrebbe investire se non in vista di maggiori consumi? Intendo dire, se i consumi delle masse languono, non c'è nessuna ragione per le classi proprietarie di fare quegli investimenti che potrebbero consentire al sistema di riprodursi nel tempo. Per cui, se è vero che da un punto di vista strettamente logico la domanda per investimenti può sopperire alla domanda di consumi, siccome la domanda per investimenti è una domanda derivata, si fanno investimenti in vista di maggiori consumi, ecco che prima o poi il sistema entrerà in stallo. Rosa Luxemburg in realtà critica gli schemi di riproduzione anche per altre ragioni, in particolare legate alla moneta che dovrebbe entrare nel sistema e monetizzare i profitti, ma accantoniamo per un secondo questo problema. Il problema insito nella tesi della Luxemburg, come alcuni autori marxisti noteranno quasi immediatamente, è che Rosa Luxemburg sembra ipotizzare, o meglio ipotizza espressamente, che il fine ultimo del sistema capitalistico sia quello sia il consumo, e cioè che i capitalisti in ultima istanza producano per il consumo. Mentre in realtà, a ben leggere gli schemi di produzione di Marx, il movente dell'investimento non è il consumo delle masse, ma il saggio di profitto. E se la classe dei capitalisti investe, e nella misura in cui investe, questo genera profitti ed è sufficiente ad alimentare il saggio di profitto. Non solo nella misura in cui investe, mette a lavoro lavoratori e dunque aumenta i consumi. Ecco, così spiegato il fatto, cioè, diciamo, e questa è la critica che viene rivolta a Rosa Luxemburg e in generale alle teorie sottoconsumiste, che per molti anni sono state, diciamo, lasciate nel dimenticatoio, anche se poi rispolverate negli anni 70, soprattutto da Suisi, ma che io qui riprendo non tanto perché siano attuali in sé, quanto perché ho l'impressione che da buona parte del mondo accademico, sia da quello più radicale, diciamo l'impostazione marxista, usraffiana, post-keynesiana, sia da una parte anche di autori di punta del pensiero nuovo keynesiano, ci sia la tentazione di spiegare la crisi recente ricorrendo, almeno in certa misura, a teorie sottoconsumiste. Se voi sentite quello che dice Krugman o quello che dice Stiglitz, ma anche quello che dice il mio amico e collega Emiliano Brancaccio, c'è un chiaro, come dire, afflato sottoconsumista in quelle tesi, anche se Emiliano si arrabbierebbe e mi lancerebbe una serie in questo momento. Ecco perché ho citato questo filone. In realtà, da un punto di vista marxista, la spiegazione della crisi, storicamente la spiegazione della crisi che i marxisti più ortodossi danno, è che la ragione per cui il sistema capitalistico può entrare in crisi, anzitutto il sistema capitalistico è teoricamente in grado di riprodursi nel tempo, e tuttavia le contraddizioni che il sistema capitalistico incontra sono contraddizioni interne. Qui ho dimenticato di citare una cosa a proposito di Rosa Luxemburg. Scusate. Rosa Luxemburg diceva che la ragione per cui temporaneamente il sistema capitalistico era in grado di riprodursi, questo è un elemento importante che ho dimenticato, è che il sistema capitalistico nell'epoca in cui Luxemburg si trovava ad operare per attività politica era un sistema ancora limitato, esisteva ancora un fuori, esisteva un sistema capitalistico ed esisteva un sistema non capitalistico. Quindi diceva Luxemburg, il sistema può continuare ad espandersi fagocitando aree non capitalistiche, in qualche modo trovando in un fuori la possibilità di esportare merci e capitali. C'è già, insomma, in nuce quella tesi dell'imperialismo come soluzione ai problemi del sistema capitalistico, che poi sarà sviluppata anche da altri autori. Ecco, secondo invece i marxisti più ortodossi, io per certi versi sono cresciuto con questi ultimi, quindi è la tesi a cui in qualche modo dovrei essere più vicino, sia pure con alcune precisazioni, in realtà le contraddizioni del sistema capitalistico sono prevalentemente contraddizioni interne, non esterne.
E la contraddizione principale, secondo Marx, è che nella lotta tra capitalisti e lavoratori, diciamo tra classi dominanti e classi salariate da un lato, e nella la lotta anche tra capitali a differente base nazionale, i capitalisti cercano di ridurre il potere contrattuale dei lavoratori e aumentare la produttività del lavoro, rimpiazzando lavoratori con macchinari. Nella misura in cui fanno questo, secondo Marx, sono destinati prima o poi a minare la base stessa su cui poggia il processo di valorizzazione. Siccome per Marx il profitto in ultima istanza non è che plus lavoro, cioè non è che eccesso della giornata lavorativa sul tempo di lavoro socialmente necessario a produrre il paniere dei beni salario, ecco che la riduzione della forza lavoro impiegata nel processo produttivo, visto che i lavoratori vengono progressivamente sostituiti con macchine, provoca prima o poi una caduta del saggio del profitto, e in particolare provoca una caduta del saggio massimo del profitto. No, diciamo un'interpretazione più coerente che provochi una caduta del tetto, cioè una caduta del saggio massimo del profitto. Vabbè, è una cosa un po', diciamo, da un po' manualistica, ma Marx definisce il saggio del profitto, chiamiamolo R, come rapporto tra la massa di plusvalore prodotta in un certo periodo di tempo e la somma del capitale costante e del capitale variabile, dove per capitale costante Marx nel capitale costante include tutto il capitale fisso più il capitale circolante ad eccezione dei salari, mentre il capitale variabile è, diciamo, rappresenta i salari. Ora non è chiarissimo, c'è una discussione molto accesa tuttora, se Marx esprima queste grandezze in termini monetari o in termini di unità di lavoro. Secondo me c'è il modo di dimostrare che la cosa è indifferente, ma questo ci porterebbe troppo lontano. In ogni caso il punto è che se lo esprimiamo in termini di unità di lavoro e supponiamo che i lavoratori vivano d'aria, come scrive Marx, allora ci accorgiamo che il saggio massimo di profitto è pari all'intera giornata lavorativa, cioè diviso il capitale costante. Questa è l'idea di Marx. L'idea di Marx è che questo rapporto nel tempo sia destinato a crescere. Questo rapporto è solitamente approssimato dagli economisti con il rapporto con l'inverso del rapporto capitale lavoro, o con quello che un economista, diciamo, di formazione mainstream chiamerebbe la produttività del marginale, in questo caso direi media del capitale. L'idea, cioè, di Marx è che nel tempo questo rapporto sia destinato a ridursi perché cresce, diciamo, il valore dei mezzi di produzione rispetto al valore del rispetto al prodotto complessivo, o in altri termini cresce il capitale costante rispetto all'intera giornata lavorativa. Quindi questa è l'idea. Ora su questa cosa c'è una discussione infinita anche tra gli studiosi marxisti e non c'è accordo. Io credo che da un punto di vista teorico non si possa dimostrare che questo rapporto tende a crescere o a decrescere, credo sia una questione prevalentemente empirica, poi magari vedremo qualcosa a riguardo. Fatto sta che questa è la spiegazione di Marx. La spiegazione di Marx originale, più in generale dei marxisti ortodossi, è la ragione ultima delle crisi è la tendenza del saggio del profitto a cadere. Su questa tendenza si innescano una serie di controtendenze, la cui analisi è molto importante, che talvolta sono più importanti, in alcune fasi storiche sono più importanti della tendenza stessa, ma nel lunghissimo periodo la tendenza in ogni caso è quella di una caduta del saggio di profitto. Vi è anche un altro modo di interpretare la teoria di Marx, almeno secondo altri autori marxisti, secondo i quali sarebbe l'aumento del salario reale a determinare una compressione dei profitti e dunque una caduta del saggio di profitto. Ma in realtà, se uno legge bene le opere di Marx, questa ipotesi da Marx è esclusa, perché Marx ipotizza che la produttività del lavoro cresca sempre più rapidamente dei salari reali. E questo significa che l'aumento del salario reale di per sé non è condizione sufficiente affinché vi sia una crisi. Ma magari anche su questo ci posso tornare più tardi.
Naturalmente la crisi per Marx mostra solo la possibilità di cambiamento radicale o di sovversione radicale del sistema, non ne mostra invece la necessità da un punto di vista storico. La crisi in realtà in un certo qual modo pone semplicemente le condizioni per la crisi successiva, apre delle finestre di possibilità, ma non c'è alcuna necessità del crollo finale, anche se per Marx è molto probabile, vista la tendenza del saggio di profitto a cadere, che ciascuna crisi sia più grave di quella che l'ha preceduta, perché ogni volta diventa più difficile per la classe dei capitalisti come dire, produrre quegli aumenti di produttività che valgono a rialzare il saggio di profitto ad ogni ciclo. E poi c'è un problema ulteriore, il problema ulteriore è che ogni crisi, secondo Marx, si manifesta in modo diverso. E leggendo l'articolo di Shaik, mi sono imbattuto anche in questa frase che mi è piaciuta e mi ha colpito particolarmente. Shaik dice: nell'analizzare la crisi non è sufficiente studiare i suoi aspetti fenomenologici, è altrettanto necessario studiare le spiegazioni della crisi passate e correnti. E quindi nell'analizzare la crisi che ha investito gli Stati Uniti d'America prima e poi diciamo le economie europee, in particolare le economie periferiche dell'area euro, secondo me è interessante, nell'esercizio che vi propongo ora, ripercorrere quali sono state le teorie principali della crisi che ha investito l'area euro, per vedere quali sono i punti diciamo più interessanti e quali sono invece possibili elementi di dissenso. Ci sono dei punti di consenso sulla crisi che ha investito i paesi dell'area euro. Il primo punto di consenso che mi pare di rilevare quando diciamo giro per convegni e vado a sentire che dicono quelli bravi è che la crisi che ha investito i paesi dell'area euro sia una crisi che non nasce nell'area euro. Naturalmente si potrà argomentare che tutte le condizioni affinché una crisi esplodesse c'erano già, ma diciamo l'innesco non è un innesco interno, la crisi viene dagli Stati Uniti d'America, nasce come sapete come crisi dei mutui e si trasforma, anzi nasce come scoppio di una bolla immobiliare che si trasforma nello scoppio di una bolla del credito che si trasforma in uno scoppio della bolla dei titoli finanziari derivati e si trasferisce in Europa essenzialmente perché anche in Europa molte società finanziarie e molte banche avevano investito pesantemente in derivati e avevano investito anche in quello che allora sfuggeva un po' al ruolo dei derivati in Europa, che erano i titoli del debito pubblico dei paesi periferici. Dunque la crisi non nasce in Europa, ma si diffonde rapidamente in Europa attraverso il canale finanziario. Il secondo punto sul quale a me pare ci sia abbastanza consenso è che la crisi, diciamo, al di là di qualche tentennamento iniziale, ormai un po' tutti gli economisti che contano riconoscono che la crisi che stiamo vivendo non è crisi da debito pubblico, quantomeno non nasce come crisi del debito pubblico. Negli Stati Uniti nasce come crisi del debito privato e anche quando scoppia in Europa, i paesi che per primi ne vengono investiti, a partire dall'Irlanda, la stessa Spagna, sono caratterizzati da debiti pubblici risibili. Il Portogallo aveva un debito pubblico tutto sommato in linea con quello di altri paesi, la Grecia forse è l'unico caso particolare, perché anche nel caso dell'Italia, che pure era caratterizzata da un debito pubblico elevato, comunque il debito era in riduzione a partire dai primi anni 90 fino allo scoppio della crisi del 2007-2008, il debito pubblico italiano credo avesse perso qualcosa come 10 punti percentuali, insomma non ho i dati sotto mano, ma mi pare fosse attorno al 125, era andato al 105 o qualcosa del genere. Quindi si potrà argomentare che poteva essere ridotto di più, ma non era in crescita. Il punto su cui si è d'accordo è inoltre che la crisi è una crisi che nasce come debito, crisi del debito privato, soprattutto del debito estero privato, che si ripercuote naturalmente immediatamente sul sistema bancario dei paesi coinvolti. Se voi andate a guardare, tra un po' vi mostrerò qualche dato, ma ormai sono cose abbastanza note, l'elemento che più i paesi periferici dell'area euro hanno in comune è una forte esposizione verso l'estero, un forte indebitamento verso l'estero prima della crisi. E dunque l'altro elemento di consenso è che la causa ultima della crisi, per usare di nuovo un linguaggio filosofico, sia da ricercare negli squilibri delle bilance dei pagamenti
più che l'elevato indebitamento pubblico. Ci sono però elementi di forte dissenso. Il primo è che alcuni studiosi tendono a mettere l'accento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti ed altri studiosi tendono a mettere l'accento sui movimenti di capitale, cioè sul conto finanziario della bilancia dei pagamenti. Intendo dire che secondo alcuni studiosi gli squilibri tra bilance dei pagamenti dei paesi dell'area euro dipenderebbero per esempio da un andamento differenziato del costo del lavoro per unità di prodotto. Questa è una delle tesi su cui anch'io e Emiliano Brancaccio inizialmente ci eravamo concentrati. L'idea era cioè, se voi vi prendete i dati sul costo del lavoro per unità di prodotto che poi vi mostro, si vede chiaramente come soprattutto a partire dal periodo di introduzione dell'euro, non sto dicendo che sia stato l'euro, ma diciamo soprattutto a partire da quel periodo, i paesi del centro, in particolare la Germania, riescono a mantenere un costo del lavoro per unità di prodotto sufficientemente contenuto, nel senso che non cresce nel tempo, anche se in termini assoluti è più alto, mentre i paesi della periferia vedono crescere il costo del lavoro per unità di prodotto in modo considerevole. Ora, questo nell'ambito di un'area valutaria comune naturalmente può creare degli squilibri, perché significa che alcuni paesi vedono aumentare la propria competitività, la competitività dei propri prodotti nazionali rispetto ad altri, e questo naturalmente può dare vita in particolare a degli squilibri nelle bilance commerciali. C'è un altro elemento però che può essere chiamato in causa, e io progressivamente mi sto dirigendo più su quello che sul costo del lavoro, che è il differenziale nei tassi di crescita. In realtà un altro elemento che salta agli occhi quando si analizza diciamo, i dati relativi all'area euro è che una volta entrati nell'area euro i paesi membri hanno mostrato tassi di crescita molto, molto diversi. In particolare la Germania non è cresciuta molto, mentre sono cresciute molto le periferie, con la parziale eccezione dell'Italia. E questo è un altro elemento che può aprire squilibri molto ampi nelle bilance dei pagamenti, e poi vi mostrerò anche perché. I tassi di interesse, qualcun altro ha chiamato in causa i tassi di interesse. Voi sapete che a livello di area euro c'è un solo tasso di interesse di riferimento, compito della banca centrale è quello di fissare il tasso di interesse sui mercati, sui money market, sui mercati diciamo a breve, ma nel fare questo naturalmente può fissare solo un tasso nominale. Il tasso reale di interesse è determinato dal tasso di inflazione. Siccome abbiamo avuto tassi di inflazione differenziati nell'area euro a partire dall'introduzione dell'euro, i tassi di interesse reali sono stati differenziati. In un paese come la Spagna, caratterizzato da alta inflazione, i tassi di interesse reali erano molto bassi e questo ha favorito un boom dei consumi e degli investimenti, per esempio nel settore immobiliare. In paesi come la Germania, invece, in cui sono riusciti a tenere sotto controllo l'inflazione, anche grazie alle riforme Hartz e in generale una politica diciamo salariale moderata, i tassi di interesse sono rimasti relativamente più alti, e questo naturalmente è un altro fattore di possibili squilibri. E naturalmente su tutto questo, in tutto questo molti sottolineano anche il ruolo dell'euro, che ha introdotto un ulteriore elemento di rigidità nel sistema. C'è anche una divergenza di opinioni in generale quando si discute di causa prima. La causa ultima, proprio perché causa ultima non è causa prima. Cioè, se è vero che siamo un po' tutti d'accordo sul fatto che ci sia qualcosa che non va a livello di bilance dei pagamenti, anche se qualche studioso inizialmente considerava gli squilibri nelle bilance dei pagamenti un segno che invece l'integrazione procedeva, c'è un articolo, mi pare, di Giavazzi e Blanchard su questo. In realtà su questo si è d'accordo, ma il punto è: ok, ma da dove nasce per esempio la crisi degli Stati Uniti? Cioè, poniamoci un problema più serio: da dove nasce la crisi del capitalismo? Perché insomma siamo in recessione da parecchi anni, e anche i paesi che sembrano esserne usciti, come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna, il paese in cui vivo, in realtà danno segni chiari di debolezza. Insomma, in Gran Bretagna c'è una bolla sul mercato immobiliare molto seria, di nuovo, guarda caso. E di nuovo, guarda caso, le famiglie si stanno indebitando pesantemente, dunque c'è di nuovo la sensazione che possiamo andare incontro ad una nuova crisi. Quindi, qual è la causa prima della crisi che il sistema capitalistico sta attraversando? Anche su questo ci sono spiegazioni diverse. Come vi dicevo, i marxisti più ortodossi
puntano il dito contro la caduta tendenziale del saggio del profitto. Quella sarebbe all'origine, per esempio, dei processi di finanziarizzazione che hanno caratterizzato le economie anglosassone a partire dalla fine degli anni 70. Non c'è molto accordo su come si possa misurare il saggio generale di profitto a livello mondiale, ma ci sono dei grafici che sembrerebbero mostrare che questo saggio è declinato fino alla fine degli anni 70 e che in qualche modo i processi di finanziarizzazione ne abbiano invece abbiano determinato un'inversione di tendenza. In questo modo la finanziarizzazione è letta come appunto una controtendenza, in qualche modo innescata dalle classi dominanti per evitare la caduta del saggio di profitto, con le conseguenze che abbiamo visto. Altri studiosi, soprattutto di formazione nuovo keynesiana, puntano il dito di solito contro sui processi di deregolamentazione dei mercati finanziari, e sempre più però mi pare, questo ha determinato per esempio di recente il successo del libro di Piketty, sulla sperequazione distributiva, e in termini di redditi, flussi di reddito, ma anche sempre più in termini di diciamo stock di ricchezza accumulata. Quindi sulle cause prime non mi pare esserci accordo tra gli studiosi. E infine c'è un elemento di... c'è un disaccordo fortissimo sulle soluzioni alla crisi. A seconda dell'analisi che venga fatta delle cause prime e ultime della crisi, naturalmente ne seguono soluzioni diverse. E io, anzi, quando si parla di queste cose ho sempre un sospetto forte, ed è che in realtà sia il modo in cui vogliamo cambiare il mondo che determini il modo in cui finiamo per analizzarlo e non viceversa, e che quindi in qualche modo il nesso causale dovrebbe essere invertito. Ma diciamo da un punto di vista logico, a quelle analisi diverse seguono soluzioni diverse. Lo sapete, nell'area euro quello che si sta provando a fare è tenere in vita il sistema attraverso, diciamo, politiche monetarie non convenzionali. Si inizia a discutere anche di interventi fiscali. Probabilmente nei prossimi anni le riviste top pubblicheranno qualche modello di ECG con qualche funzione di reazione non solo del banchiere centrale, ma magari del tesoro, del governo e così via, ma sono sicuro che lo faranno sul piano della riduzione delle tasse, non sul piano della spesa pubblica. Come sapete, si parla di riforme strutturali. Io ero a Parigi nei giorni in cui si approvava durante la pausa pasquale, mi sono imbattuto in varie manifestazioni, quindi sapete quello che sta succedendo là, no? Insomma, di riforme del mercato del lavoro, che hanno un loro senso nell'ambito dell'austerità, e questo è un tema che possiamo discutere. Altri studiosi, soprattutto di formazione post-keynesiana, ma anche sempre più molti studiosi nuovo-keynesiani, parlano della necessità di politiche fiscali. E infine c'è chi parla di piano industriale o addirittura di necessità di ridefinire la posizione del proprio paese nell'ambito delle istituzioni europee. Nella Gran Bretagna c'è un referendum a breve sulla permanenza o meno nell'Unione Europea, e il referendum è molto incerto. E a maggior ragione il tema tocca un paese come l'Italia. Allora, sulla causa ultima, qualche dato, e questa è una parte su cui posso andare velocemente. Quanto tempo ho, per curiosità? O quanto tempo vi ho preso finora? Meno di mezz'ora. Vi ho preso meno di mezz'ora? No, o meno di mezz'ora? Hai ancora meno di mezz'ora. Ok. Questi sono i dati sulle bilance dei pagamenti, sono abbastanza noti, potete vedere, forse questo è più carino, ho scaricato i dati in velocità, spero di non aver sbagliato, ma qui potete vedere come a partire, questi in termini assoluti sono i conti correnti delle bilance di pagamenti di alcuni paesi dell'area euro, e potete vedere come chiaramente a partire dagli anni dell'introduzione dell'euro, cioè tra la fissazione del cartaceo di cambio nel 98 mi pare e l'introduzione dell'euro nel 2001, c'è letteralmente un'esplosione dei conti correnti, diciamo dei saldi di conto corrente delle bilance di pagamenti, che sono sempre più positivi per quanto riguarda la Germania e anche l'Olanda, ma l'Olanda è un paese particolare per cui secondo me si può anche escludere, che di fatto è un grande porto che beneficia della propria posizione strategica, quindi diciamo il cattivo di questa storia è la Germania. E però alcuni paesi che erano anche tendenzialmente in surplus, come Francia e Italia, vanno pesantemente in deficit, almeno per alcuni anni. E vi mostro questo grafico anche perché ci dice anche un'altra cosa, ci dice di come
di recente la Germania si è riuscita in modo abbiamo avuto successo nello spostare, diciamo, il baricentro della propria delle proprie esportazioni dai paesi dell'area euro, in cui che erano il baricentro delle esportazioni tedesche, a probabilmente i paesi asiatici. Sapete che la Germania, una delle ragioni del successo del modello tedesco è che esporta macchinari soprattutto verso i paesi asiatici, ed è riuscita a mantenere, addirittura ad accentuare il surplus anche dopo la crisi, mentre i paesi che erano andati pesantemente in deficit invece ora sono tornati in surplus, l'Italia in particolare e la Spagna. Questo è un elemento importante quando si discute di queste cose. Qui c'è il debito estero principali paesi europei. Se riuscite a vedere questi quadratini, sono la cosa più importante, sono l'indebitamento assoluto verso l'estero dei principali paesi europei. Vedete che l'Italia, che sta qui, non è messa male, però gli altri paesi della periferia europea sono tutti caratterizzati da un pesantissimo indebitamento verso l'estero. Questo sembra essere di nuovo l'elemento ricorrente per i paesi che più sono stati travolti dalla crisi. E un altro elemento importante quando si discute di perdita di competitività dei paesi della periferia rispetto ai paesi del centro, ma della stessa Francia rispetto alla Germania, viene dall'analisi dei tassi di cambio reali di questi paesi. Se osservate, dal momento dell'introduzione dell'euro fino allo scoppio della crisi, il tasso di interesse reale della Germania rispetto ai paesi, all'Europa 15, si è ridotto in modo verticale, mentre per contro il tasso di interesse reale di paesi come Spagna, Francia, Italia, cioè delle altre grandi economie continentali, si è fortemente apprezzato, ed essendo quella una misura di competitività, ci dice quanto competitive sono sui mercati esteri i beni prodotti da Germania, Spagna, Francia, Italia. È un altro elemento che mostra come effettivamente a seguito dell'introduzione dell'euro ci sia stata una perdita relativa di competitività delle altre grandi economie europee rispetto alla Germania. Vi dicevo che secondo me è un altro dato interessante. Ora questo dato devo ricontrollarlo, perché questo l'ho scaricato veramente in velocità. Questi sono i tassi di crescita in termini reali. La Germania sono i puntini neri e gli altri paesi sono le periferie. Potete vedere che fino, diciamo, allo scoppio della crisi, la Germania è cresciuta molto meno delle periferie europee. E questo è di nuovo uno degli elementi che spiega questa apertura, questo divario crescente nelle bilance dei pagamenti, perché quando io cresco molto meno del mio vicino, vuol dire che il mio vicino importa da me molto di più di quanto io importi da lui. E questo significa che io vado in surplus della mia bilancia dei pagamenti, in questo caso della mia bilancia commerciale, e lui va in deficit. Una cosa che non è molto chiara, che approfitto solo brevemente per mostrarvi, visto che mi viene in mente proprio ora, è che questo significa quasi automaticamente che quel paese sperimenterà anche un deficit del settore pubblico. Perché, come voi probabilmente sapete già, magari lo ripeto per chi non sia troppo, diciamo, avvezzo alla macro contabilità, noi possiamo definire questa è un'identità, quindi possiamo definire, diciamo, il PIL, dovremmo prendere il prodotto nazionale lordo, ma prendiamo il PIL di un paese, come la somma di consumi, investimenti, spesa pubblica, esportazioni meno importazioni. E inoltre sappiamo che in realtà lo stesso PIL non è altro che la somma di consumi, risparmi e tasse, o in altre parole il reddito netto può essere risparmiato o consumato. Se riarrangiate se sostituite questa equazione in questa identità, ottenete una cosa molto semplice, ma che è stata utilizzata da un economista irlandese diventato piuttosto famoso, che è Wayne Godley,
e anche da economisti del Financial Times come Martin Wolf per spiegare alcuni aspetti legati alla crisi recente. Se fate le sostituzioni dovute, vi accorgete che ottenete un'uguaglianza di questo tipo. Sto facendo un po' i passaggi a mente, dovrebbe essere G meno T più qui dovrebbe essere X meno M. Sì, occhio, sì. Questa, di nuovo, diciamo una semplice rielaborazione di grandezze tratte dalla contabilità nazionale, e ci dice che la differenza tra risparmi e investimenti del settore privato, cioè il surplus del settore privato, equivale al deficit del settore pubblico più il surplus che abbiamo verso l'estero. Questo è il surplus della bilancia commerciale. Stiamo trascurando le altre voci di reddito della bilancia di pagamenti. Ora, siccome c'è un'evidenza empirica piuttosto forte, piuttosto robusta, che nel medio periodo il settore privato tenda a pareggiare risparmi ed investimenti, se risparmi ed investimenti sono equivalenti, allora è facile vedere che è facile vedere che il deficit del settore pubblico equivale al deficit, in questo caso della bilancia commerciale, ma più in generale al deficit della bilancia dei pagamenti, se si rimaneggiano opportunamente le forme. Cioè a dire, quello che spesso non viene compreso, soprattutto dai nostri cugini tedeschi, è che se c'è qualche paese che va in surplus, facciamo surplus commerciale per semplicità, in un'area diciamo relativamente chiusa come l'area euro, che era fino a qualche anno fa in rapporto diciamo di pareggio con il resto del mondo, allora ci deve essere qualcun altro che va in deficit, e questo che qualcun altro che va in deficit non andrà solo in deficit della bilancia commerciale, ma andrà automaticamente anche in deficit del settore pubblico. Dunque in qualche modo i deficit del settore pubblico dei paesi periferici altro non sono che l'altra faccia del surplus commerciale tedesco, o almeno lo sono stati in buona misura, naturalmente con un po' di ipotesi semplificatrici e un po' di approssimazione. Qual è però la causa prima della crisi? Detto questo, perché sulla causa prima, vabbè, sulla causa ultima siamo un po' tutti d'accordo, come vi dicevo, un po' tutti d'accordo, insomma, si può trovare un accordo. Qual è la causa prima? Degli, è su quello che, come dire, il pedigree teorico o la filiazione teorica conta, cioè che cosa ha mandato in crisi il capitalismo. Beh, la spiegazione che va per la maggiore è che sia stata una crescente sperequazione soprattutto nella distribuzione dei redditi. Di solito si chiama in causa la quota salari. Questa è la quota salari in alcuni paesi, Italia, Germania, Francia, Stati Uniti e l'Europa 15. Come vedete c'è anche un piccolo rialzo per l'Italia a partire dagli anni della crisi, che ha fatto gridare lo scandalo Confindustria, ma quel rialzo è dovuto al fatto che, siccome la quota salari non è altro che il salario totale sul PIL, e siccome questo si può riesprimere convenientemente come rapporto tra salario reale e produttività, se la produttività scende, come è scesa in Italia a causa della crisi, allora la quota salari sale. Ma è, come dire, solo un'illusione ottica dovuta al fatto che la produttività cade, non dovuta al fatto che i lavoratori sono stati particolarmente abili a mangiarsi quote di reddito. Ma detto questo, e quindi tolta di mezzo quella possibile polemica, è evidente che se voi partite dal 75 e vi fermate al 2015, i salari hanno perso in alcuni paesi anche 10 ed oltre, la quota salaria ha perso anche 10 oltre punti percentuali. Non solo, se vi prendete il libro di Piketty, qua sono pieno di grafici nel computer, limite dove li possiamo guardare, vedete che se guardiamo alla ricchezza dell'1% più ricco della popolazione o al reddito dell'1% più ricco, la sperequazione crescente è piuttosto evidente. Dunque, la domanda è la crisi che stiamo vivendo una crisi da bassi salari, come direbbe Emiliano,
è stata generata da una caduta dei salari? A questa domanda diverse scuole risponderebbero in modo diverso. Un economista di formazione neoclassica o monetarista o derivati, cioè nuova macroeconomia classica, Real Business Cycle School e tutte queste scuole qui, mi direbbe di no, cioè nel senso che non c'è stata nessuna crisi, le crisi sono semplicemente shock esogeni, in quanto tali imprevedibili, sono come i terremoti, non è chiaro quale sia la causa, dunque discussione chiusa, la crisi non è stata prevista perché non poteva essere prevista. Che cosa direbbe probabilmente un economista nuovo keynesiano? Un economista nuovo keynesiano direbbe che sì, probabilmente i bassi consumi sono tra le ragioni della crisi e naturalmente ve ne sono altre, per esempio la finanza, la deregolamentazione. Ben Bernanke, ex presidente della banca della Fed, cioè della banca centrale americana, è per esempio uno dei è il padre nobile della teoria dell'acceleratore finanziario, dunque anche con un afflato diciamo minskiano, no? L'idea che in qualche modo la finanza abbia accelerato questi processi. Però un po' tutti questi tendono a dire, non è chiaro quale sia la giustificazione teorica, però ogni volta che io leggo Stiglitz, l'idea che la crisi venga da disuguaglianze è piuttosto chiara. Chi ci prova a dare una spiegazione teorica sono i post-keynesiani, e adesso vediamo qual è, molto rapidamente. Cosa direbbe un marxista, come me almeno, che appunto una discussione con te prima, Riccardo Bellofiore dice che io sono il marxista del dipende. Un marxista direbbe dipende, infatti la mia risposta dipende, adesso cercherò di argomentare perché. Perché la domanda in fondo è, ma i salari più elevati stimolano la crescita o no? Quindi, primo, salari più bassi sono la causa della crisi e se sì, aumentando i salari, usciamo dalla crisi? Allora, un economista di formazione, diciamo, neoclassica direbbe assolutamente no, i salari sono un elemento di costo, quindi se aumentate i salari fate un disastro, aumentate la disoccupazione, perché ragionano anche sul mercato del lavoro in termini di domanda e offerta, non solo, ma la sperequazione in realtà crea incentivi nella società. Se non c'è disuguaglianza nella distribuzione dei redditi, non c'è incentivo ad essere produttivi. Quindi nulla di meglio per crescere che una forte sperequazione dei redditi, altro che. Mankiw, che è l'autore di uno dei libri di macroeconomia più venduti al mondo, ha argomentato esattamente questo. Cosa direbbe Keynes se fosse qui? Keynes direbbe probabilmente che sì, i salari più elevati invece stimolano la crescita, perché i salari più elevati stimolano la domanda. O quantomeno direbbe che tagliare i salari non è una buona idea durante una crisi. I nuovi keynesiani direbbero sì, certo che bisogna aumentare i salari, e c'è una teoria che spiega perché. Questa teoria si chiama teoria dei salari di efficienza. Se voi volete garantirvi una forza lavoro fidelizzata, che si impegna sul lavoro, che è produttiva, dovete pagarla bene. È un problema che per esempio noi abbiamo all'Università di Leeds, nel settore amministrativo, per una serie di normative non possiamo pagare di più i nostri dipendenti amministrativi, abbiamo un fortissimo turnover e questo genera dei problemi molto seri. Un nuovo keynesiano direbbe, ecco, vedete, questa è esattamente la conferma del fatto che soprattutto in una fase di questo tipo, di bassa domanda, salari più elevati possono essere utili, ma naturalmente solo nel breve periodo, perché nel lungo periodo, nei modelli dinamici, stocastici, di equilibrio economico generale, tutto si stabilizza, anche se sempre più autori nuovo keynesiani tendono a considerare il lungo periodo solo come un attrattore, diciamo, come una dimensione logica e non realmente come una dimensione storica. Che cosa direbbero la maggior parte dei miei colleghi a Leeds? E quindi gli articoli che io dovrò firmare con loro, no, scherzo, quindi una parte. Loro direbbero, certo che i salari stimolano la domanda, Keynes era un po' confuso, ma noi possiamo definire meglio questa cosa. E il punto è questo, se noi aumentiamo i salari, naturalmente aumenta la domanda. Se noi trasferiamo reddito da profitti a salari, aumenta la domanda, e questo per un motivo banale, che i percettori di redditi da lavoro hanno una propensione al consumo più alta dei percettori di redditi da capitale o da, diciamo, di rendite e così via. Di per sé questo meccanismo non sarebbe sufficiente ad attivare la crescita, perché parliamo pur sempre di una componente della domanda che è dipendente dal reddito, non è una componente autonoma.
Ma come fanno notare soprattutto gli studiosi di formazione kaleschiana, nella misura in cui ci sia un aumento di consumi e nella misura in cui questo aumento di consumi riduca, diciamo così, aumenti il grado di utilizzo degli impianti delle imprese, le imprese, percependo o una volta che avranno percepito questo aumento come un aumento permanente, dovranno fare investimenti per ristabilire, diciamo, il divario tra capacità produttiva utilizzata e capacità produttiva potenziale. Se reagiscono in questo modo, se dunque gli investimenti sono una funzione del grado di utilizzo degli impianti, e ci sono evidenze empiriche piuttosto forti che gli investimenti siano una funzione del grado di utilizzo degli impianti, ecco che aumentare i salari in realtà attraverso gli investimenti fa aumentare la domanda. Che cosa direi io, che cosa direbbe in realtà un marxista? Un marxista direbbe ni. Gli investimenti sono funzione del grado di utilizzo degli impianti, ma ahimè gli investimenti sono anche funzioni, volete dire, del saggio del profitto? Sono funzioni della profittabilità corrente e attesa, per due ragioni. La prima è che i profitti servono per, nella misura in cui sono accantonati, servono per finanziare gli investimenti. La seconda è che è vero che nel capitalismo finanziarizzato i profitti non si accantonano più, ma servono a segnalare ai mercati finanziari o alle banche che noi siamo degni di essere finanziati. Dunque, di nuovo, gli investimenti tornano ad essere funzione non solo del grado di utilizzo degli impianti, ma anche del profitto, del saggio di profitto, del margine di profitto, della quota profitti. Poi ci sono vari modelli con soluzioni diverse. Se le cose stanno così, l'effetto netto di una, per esempio, aumento dei salari è ambiguo. Da una parte un aumento dei salari stimola gli investimenti perché aumenta il grado di utilizzo degli impianti, dall'altra parte potrebbe scoraggiare gli investimenti perché riduce la profittabilità corrente e attesa. Questo genere di problemi di solito viene analizzato in chiave empirica, c'è una letteratura piuttosto fiorente sull'argomento, che non passa sulle riviste di primissima fascia, ma diciamo su quelle di seconda sì, Cambridge Journal per capirci. E le analisi, diciamo, i lavori empirici più recenti ci dicono che ci sono paesi per i quali, soprattutto i grandi paesi europei, per i quali un aumento dei salari produce effettivamente un aumento della domanda, e dunque ci si aspetta che produca un aumento della domanda interna e anche un aumento del PIL nel suo insieme, ed altri paesi invece per i quali, soprattutto a causa di un deterioramento della bilancio dei pagamenti, l'effetto netto di un aumento dei salari è negativo. Cioè, se voi aumentate i salari, sì, vi aumenta la domanda interna, ma in realtà vi aumentano molto anche le importazioni, e questo va a detrimento del PIL. In altre parole, una politica dei redditi da sola, se non è accompagnata almeno ad una politica industriale di ridefinizione di ciò che viene prodotto, rischia di produrre un peggioramento della bilancia dei pagamenti. Questo è il saggio del profitto, ma non voglio annoiare su questo. Quanto tempo avrei? 5-7 minuti. 5 minuti. Facciamo fare 5 minuti? Sì. Io posso anche fermarmi qui, perché al limite quella cosa lì del... Vi dico solo una cosa allora in conclusione. Che idea mi sono fatto io? Io mi sono fatto l'idea che la teoria del sottoconsumo non spiega mai la crisi. Il sottoconsumo è sempre una conseguenza della crisi, non è mai una causa. E in effetti la crisi negli Stati Uniti non nasce come crisi da sottoconsumo, anzi in qualche modo nasce come crisi da sovraconsumo, che poi diventa crisi da sottoconsumo. Sono anche dell'idea che di per sé la teoria della caduta del saggio del profitto, come la usano i vecchi marxisti, non può spiegare ciascuna crisi specifica, è una tendenza di fondo, non spiega questo o quella crisi. Non saprei dunque dare una vera spiegazione della crisi che stiamo vivendo. L'impressione che ho è che sia la crisi di un capitalismo finanziarizzato, che ha pensato di sostituire i redditi da lavoro con forme di indebitamento, con, diciamo, bolle che trainano di volta in volta la crescita, e questo forse è l'aspetto più importante. Non si possa uscire da questa crisi con politiche economiche, diciamo, di tipo monetario, e nemmeno solo con politiche espansive sul piano fiscale. Queste politiche potrebbero funzionare se fossero adottate in modo coordinato
all'interno, per esempio, dell'area euro o più in generale dell'Unione Europea, se vengono adottate dal singolo paese per una legge molto importante dell'economia che si chiama legge di Thirlwall, l'economista inglese che lavora all'Università di Kent, questo rischia di produrre dei danni molto seri alle bilance di pagamenti, attacchi speculativi molto ancora più seri e dunque in certo qual modo improponibile. Per questo io sono tra, diciamo, i pochi, credo, essere molto scettico sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea e ancora più scettico sulla permanenza dell'Italia nell'area euro, che credo sia stata una scelta infausta per questo paese, e quindi credo che bisognerebbe iniziare a discutere di un possibile piano d'uscita, che non è solo di uscita dall'area euro, è più in generale di uscita dall'Unione Europea, ma naturalmente poi di questo parliamo adesso perché so che è un tema molto caldo, però volevo anticipare il fatto che la penso così, perché se no... Ok, quindi vi ringrazio per la presenza. Allora, grazie per la tua presentazione, a parte dire interessante, che è quasi pleonastico, ma estremamente chiara, io non so, ecco, anche gli studenti se condividono, veramente una presentazione didattica chiara, cioè si è capito tutto, diciamo tutti i punti sono stati estremamente chiari. Quindi io adesso lascerei lo spazio, se ci sono diciamo, domande da parte del pubblico, magari ecco, ne raccogliamo un paio, due, tre, poi facciamo a blocchi. Prego, anche con posso lei. Chiedere una penna così magari mi segno? Sì. Grazie. Ci sono domande? Prego, venga, venga. Questo intimorisce molto il fatto di chiamare le persone. No, perché non abbiamo il panoramico. Rende il campione distorto. No, la domanda che volevo porre è questa. Molto spesso viene considerata la crisi finanziaria del 2007 come la causa della crisi. La mia domanda è se invece la crisi finanziaria potesse essere già una conseguenza. E mi spiego meglio. Il capitalismo commerciale, come viene chiamato fino agli anni 2000, si è dovuto rifugiare sul capitalismo finanziario per evitare una crisi. E quindi, visto che la produzione si era spostata fuori dall'Occidente, ha dovuto portarsi verso un capitalismo finanziario per sopperire a quella che era la mancanza di consumi e quella che era la mancanza di reddito da parte delle, diciamo, delle famiglie, delle persone nell'Occidente. E qui, diciamo, mi collego a una seconda osservazione che vorrei fare. Nei prossimi anni, secondo lei, quali possono essere le conseguenze a livello di produzione? Perché uno dei problemi principali che ha l'Europa è che non si produce più in Europa, cioè ormai la produzione si sta spostando altrove. Allora, visto che diciamo, un continente come, oppure un'organizzazione politica come l'Unione Europea punta quasi esclusivamente a quella che è l'esportazione, che però diciamo sta arrivando già quasi ai massimi, perché se guardiamo in realtà l'esportazione non è diminuita, quando magari c'è il rischio di una crescita, di un blocco della crescita di paesi come la Cina, che in pratica già sta avvenendo e ha, diciamo, destabilizzato tutti i mercati, e quando, se vogliamo, i paesi in via di sviluppo come la Cina e l'India aumenteranno la propria capacità di specializzazione, il rischio che in realtà si blocchino anche le esportazioni e quindi si blocchi l'unica entrata che ormai è rimasta per i paesi come la Germania e comunque sia anche come l'Italia che esporta molto. Prego. Mettiamo tre insieme così poi facciamo rispondere. Allora, fondamentalmente perché siamo tutti studenti di economia, quindi bene o male abbiamo un'idea di quello che possa essere il capitalismo, ma anche la controparte, mettiamolo così, il marxismo. Quindi noi si è discusso tanto su quale può essere la soluzione, se la mettiamo così, alla crisi attuale, politiche fiscali, monetarie, abbiamo visto quello che ha fatto Draghi, non ha avuto effetto e va bene. Però dopo la presentazione fatta, secondo lei qual è la possibile soluzione? Perché certo, non è una domanda così molto semplice, ma per sentire il suo parere, insomma. Grazie. Ne ho domande? Io ce l'ho una domanda. No, prima.
Io volevo fare un'osservazione. Ho assistito da poco a una lezione del professor Scandati, del Politecnico di Milano, che parlava di come il problema grande della crisi immobiliare americana dipendesse anche dal fatto che la Cina avesse comprato il debito americano con i dollari, diciamo, dovuti alle esportazioni che aveva fatto l'America nei confronti della Cina, che aveva comprato. Quindi è diventato sempre più evidente anche quel discorso da poco, della questione dei trami, di questa Germania indagata per aver venduto il debito italiano. Volevo sapere quanto, poi, parlando di tutto questo discorso, esportazioni, debiti, invece sia nelle mani dei singoli stati la bilancia, poi tutti i problemi che derivano dalla crisi mondiale, cioè se la Cina decide di, si possono fare quante teorie si vogliono sulla produttività, ma poi il discorso è che salta tutto, no? Adesso siamo molto interdipendenti nel comprare e vendere il debito altrui. Facciamo rispondere magari questo primo giro. Ecco. Sì, naturalmente sulla questione se la crisi sia causa o conseguenza, quella del 2007, è naturalmente entrambe. Nel senso che in questo, da buon marxista, la prima grande crisi è forse la crisi agraria di fine 800, no? E da quella poi si sono create di volta in volta le condizioni per le crisi successive, per la ripresa e per le crisi successive. Questo è, diciamo, il nocciolo della teoria marxiana. Però se devo spiegare la crisi europea recente, credo che un buon punto di partenza sia la crisi americana, perché è stato quello l'innesco. Anche se naturalmente poi gli squilibri e dunque le condizioni perché uno shock anche di piccola entità potesse deflagrare, nell'Unione Europea c'erano, e soprattutto nell'area euro c'erano già tutte. In Europa non si produce più e si può puntare sulle esportazioni anche in considerazione della frenata dell'economia cinese e delle altre economie asiatiche. Beh, oddio, la Germania è ancora saldamente un'economia manifatturiera e una delle cose che secondo me in Italia è molto sottovalutata è che l'Italia è la seconda grande economia manifatturiera d'Europa. Ha perso il 25% della propria produzione industriale negli ultimi anni a causa della crisi e più in generale l'euro, a me non frega poco della moneta, mi frega della struttura istituzionale, l'euro di per sé è un feticcio, ma in generale dall'entrata nell'area euro il nostro paese ha visto la propria struttura industriale fortemente penalizzata e in buona misura, fin dalla fine degli anni 70 il progetto di costruzione di un sistema monetario europeo voluto dai francesi, non è stato voluto dai tedeschi storicamente, era un modo per trovare un terreno di ricomposizione degli interessi tedeschi con quelli francesi. La Francia era storicamente in crisi, messa in crisi anche e soprattutto dall'industria italiana. E questo terreno di ricomposizione è stato trovato nel ingabbiare l'Italia più che la Germania. In qualche modo l'Italia è stata schiacciata tra queste due. Adesso è solo un'immagine poi castica, insomma, dovremmo discutere un po' di dati, un po' di cose. Ma appunto non va dimenticato che l'Italia è stata storicamente una grande economia manifatturiera, più della Francia. Non va dimenticato che l'Europa è tornata ad essere nel suo insieme e l'area euro in ogni caso un esportatore netto nei confronti del resto del mondo e non va dimenticato che la Cina sta facendo politiche di, è vero che sta frenando, però di sostegno della domanda interna, quindi nei prossimi anni invece il mercato cinese potrebbe essere sul serio un mercato per i beni e i servizi, soprattutto per i beni e soprattutto per i macchinari. Il successo tedesco, come è stato ricordato, è stato agganciarsi esattamente alla gemellanza siamese tra Stati Uniti e Cina, un modello che si è autoalimentato. Il successo tedesco è legato in buona misura a quello e anche alla sua capacità di aggredire i mercati in Europa. E poi io penso che, per quanto io lo contesti questo modello, io penso che nella testa dei governanti, della maggior parte delle classi dirigenti europee, ci sia l'idea che
che si cresce al traino delle esportazioni. Sono un po' tutti convinti di questo. O sono convinti in Italia, sono convinti anche in Francia probabilmente, sono convinti in Germania. Il mio scetticismo sulla diciamo nostra permanenza nell'area euro e più in generale nell'Unione Europea è che all'interno di questo sistema istituzionale, che pure non è dato immutabile, cambia continuamente, ma cambia in modo gattopardesco, cioè cambia continuamente tutto, qualunque regola, ma in realtà i rapporti di forza rimangono inalterati, l'impressione è che non ci sia nessuna speranza di inversione di tendenza per il nostro paese, che è inutile negarlo, sta declinando, sta scendendo pesantemente nella catena internazionale del valore della produzione. Io credo si debba rimettere in discussione non solo l'area euro, ma addirittura l'Unione Europea. Qualche giorno fa alcuni miei colleghi a Leeds, sapendo che appunto io sono di idee piuttosto progressiste, anzi politicamente diciamo pure che sono un dinosauro, mi chiedono come mai io ce l'avessi con l'Unione Europea, perché in fondo per esempio per quanto riguarda la Gran Bretagna da un punto di vista macroeconomico l'Unione Europea non crea grandi problemi, e la mia risposta è che l'Unione Europea rappresenta tutto quello contro il quale mi sono battuto da quando sono ragazzino. La libertà di movimento dei capitali è esattamente ciò che impedisce ai lavoratori di come dire, rivendicare con successo i propri diritti nel proprio paese d'origine. Quando i capitali sono liberi di muoversi, i lavoratori non sono liberi di muoversi, i lavoratori sono costretti a muoversi. L'Unione Europea rappresenta questo, l'Unione Europea rappresenta anche l'espansione verso est in chiave militare. Noi discutiamo sempre di economia, ma la NATO e l'Unione Europea sono strettamente legate, ora non è questa la sede per discuterne, mi rendo conto, ma io non credo ci siano, come dire, possibilità di cambiamento radicale dentro l'Unione Europea. Naturalmente mi rendo conto che non ci sono probabilmente le condizioni politiche e sociali per uscire da sinistra. Dico che sono per uscire perché nella mia idea di società non c'è spazio per le regole che governano l'Unione Europea. E veniamo alla soluzione. Io credo che una soluzione da un punto di vista teorico ci sia. La soluzione è ripristinare alcuni controlli sui movimenti di capitali, primo. Secondo, ripristinare una presenza massiccia del settore pubblico in alcuni settori chiave dell'economia e della società. Proprio perché il nostro paese, per esempio, è un paese fortemente dipendente dalle importazioni energetiche, io credo che lì, per esempio, dovrebbe esserci un serio investimento pubblico. Mariana Mazzucato di recente ha discusso molto della diciamo necessità storica per i paesi a capitalismo avanzato di riservare allo Stato un ruolo di intervento diretto nell'economia, e non mi vergogno a dire, io sono per tornare a parlare di pianificazione dell'economia. In fondo l'economia italiana, bene o male, finché è stata diciamo così un'economia mista o una sorta di economia mista, anche dal punto di vista economico ha avuto dei rendimenti ben superiori a quelli che ha avuto in seguito ai processi di privatizzazione. Quindi secondo me l'errore sarebbe pensare che se ne esce solo con le politiche fiscali, facendo più spesa o facendo anche un po' di politica di ridistribuzione dei redditi. Secondo me il rischio vero è quello di aumentare i problemi anziché risolverli. Non se ne esce solo con la politica fiscale, non se ne esce solo facendo spesa, non se ne esce solo facendo investimenti pubblici. Devono essere investimenti pubblici mirati in alcuni settori, e per farlo lo Stato deve acquisire il controllo di alcune imprese chiave nel paese, almeno questo è quello che penso io. Sul rapporto Cina-USA, beh certo, quello tra Cina e USA è un rapporto appunto di gemellanza siamese. Gli Stati Uniti per anni hanno offerto alle imprese cinesi un mercato di sbocco per i propri beni, in cambio la Cina ha riciclato là i capitali, ma questo avveniva anche nei decenni scorsi con i paesi del Medio Oriente e con il circuito dei petrodollari, quindi non è una novità. Sullo scandalo in Germania, io credo, immaginerete che non ho grandi simpatie per i governi di centrodestra e per Berlusconi in particolare. Però quello che successe, diciamo, nelle settimane, nei mesi che hanno preceduto la cacciata di Berlusconi andrebbe attentamente valutato sul piano politico, perché mi pare evidente che insomma ci siano state delle pressioni piuttosto forti dall'esterno.
Ora non so se questo episodio sia legato, quello della Deutsche Bank che vende titoli, non ho visto le date appunto delle operazioni, però insomma sono cose che andrebbero indagate e che dicono una cosa che per esempio per uno che vive in Inghilterra è piuttosto evidente, e cioè lo dice uno che insomma ha una formazione internazionalista e che non ha mai troppo amato l'idea di, insomma, di rivendicazione della sovranità nazionale, ma che dall'estero l'Italia viene percepita come terreno di conquista. L'Italia l'hanno fatta loro e la disfano loro, questa è un po' l'idea. Di recente ho scoperto per esempio che i servizi segreti inglesi hanno operato molto a lungo sul territorio italiano e anche in alcune vicende oscure della vita del nostro paese sono fortemente implicati. Noi si guarda sempre agli americani o gli inglesi, insomma, e in generale gli inglesi, i francesi, la stessa Germania guarda all'Italia come un paese insomma alla vittima sacrificale in qualche modo del processo di unificazione europea, che è un processo di, come dire, è un'unione dei capitali, per dirla con uno slogan un po' facile, ma secondo me efficace, è un'unione dei lavoratori. Da lì deriva poi il mio scetticismo sul progetto europeo. Sì, c'è una domanda. Parlo da qui perché la voce è sufficientemente elevata. Grazie. Proprio nella
continua a ragionare in questi termini, non c'è nessuna prospettiva appunto di quella che vogliamo inquadrarla nella dimensione post-keynesiana che tu hai considerato come keynesiana, no, di riduzione delle disuguaglianze. No, io parlo invece appunto del mondo delle regole, perché se il mondo delle regole tende a convergere non soltanto su una dimensione, quella monetaria, ma anche su quella fiscale, già passi avanti si potrebbero fare. Poi quello era lo scetticismo, e voglio qui concludere, no? Non credo che la questione sia appunto euro o non euro. La questione è, cioè, ho un modo diverso di concepire, come si direbbe appunto, no? Come si diceva a quelli che hanno appartenuto, diciamo, ai movimenti della mia generazione, o un altro mondo è possibile, oppure euro o non euro non cambia, perché che cosa mi dici se io esco dall'euro fondamentalmente e continuo ad avere una governance che ragiona in termini di riduzione della pressione fiscale alla Giavazzi e compagnia bella, per capirci, no? Voglio dire, la misurazione dei moltiplicatori fiscali, che la faccio, no, all'interno di un'area allargata, che la faccio a casa mia, cioè non è che mi cambia la questione, è sempre, cioè, certo, potrei utilizzare la leva della politica fiscale, della svalutazione fiscale che attualmente non ho, e che, scusami, della svalutazione monetaria che attualmente non ho, e oggi sono costretta a fare esclusiva svalutazione interna, no? Appunto, no, poi comprimendo ulteriormente il costo del lavoro e così via. Però appunto io ripeto, la questione non è euro o non euro, sto dentro o sto fuori, è il mondo delle regole, perché se nel mondo delle regole a livello nazionale, quindi con questo ritorno agli stati nazionali, che io aperto, lo dico subito, no? Sono tra virgolette una comunista e quindi, no, per definizione il ritorno agli stati nazionali mi sta stretto, no? La questione diventa una questione di governance, perché se io continuo ad avere, diciamo, una governance e una maggioranza politica che segue, no, il consiglio, l'advisor, no, di Giovanni, non mi cambia assolutamente niente. Quindi la questione non la vedo in questo momento. Ok, un'ultima. Scusate, mi cambio un'informazione tecnica. Sì. Diamo un po' di minuti, non scendo da lì perché non l'avete dato, usciamo dalla porta di sotto. Io proprio solo un'ultima, chiudo con un'ultima cosa, poi lascio la parola al relatore. Diciamo, c'era un punto, io, diciamo, su tante cose concordo con quanto hai detto e anche con quanto ha detto Enza. A mio avviso però la crisi, almeno in paesi come l'Italia, ha fatto sì che siano venuti fuori alcuni nervi scoperti, cioè io ho quest'idea. Ovviamente c'erano dei problemi pregressi, compresi, diciamo, irrisolti, sul mercato del lavoro, diciamo, sulla redistribuzione del reddito, cioè tutte tematiche che tu hai toccato, e che nel momento in cui è venuta, diciamo, una broncopolmonite come la crisi, chiaramente sono venuti fuori. Io non sono della posizione, come sanno i miei studenti, insomma, il corso di economia monetaria, non sono dell'idea di uscire dall'euro, ma anche perché il problema che mi pongo è dire, se io esco dall'euro, ok, i costi di star dentro li conosciamo, purtroppo alcuni li hai detti anche tu, ma se io esco non rientro poi in quel loop, diciamo, di svalutazione, inflazione, cioè il punto è dire, esatto, no, il problema qual è? Noi abbiamo detto, alcuni paesi, dicevi tu, sono convinti che, diciamo, solo il mercato estero tiri, però in realtà uscendo dall'euro è proprio a quello che punto, no? Appunto ad uscire, a prendermi una bella svalutazione come quando uscimmo dallo SME, insomma, storie note, mi piglio una bella svalutazione, così riparto da quella parte, però resta, a mio avviso, poi alcuni problemi interni comunque restano irrisolti e rischiano poi di essere amplificati da meccanismi magari più pericolosi di attacchi speculativi. Allora, in un conto esce l'Italia da sola, ma uscire in blocco magari sarebbe una cosa diversa. Io sono per esempio per l'intervento fiscale coordinato, non da solo l'intervento fiscale, però per dire, la politica monetaria è assolutamente arrivata non solo alla frutta ma anche al caffè e all'ammazza caffè, insomma è arrivata, ha chiuso il suo ciclo la politica monetaria, a mio avviso oltre questo non si può andare. La politica fiscale coordinata, certo, dice vai a convincere la governance europea, però la spinta deve arrivare da lì e soprattutto da una seria politica di investimenti pubblici.
perché paesi come l'Italia hanno gli investimenti pubblici ridotti al lumicino. Quindi a mio avviso il percorso è questo. Grazie ancora comunque. Posso dire una cosa? Sì. Vai. Poi ripassiamo a lui e facciamo chiudere il relatore. Io capisco le obiezioni sentite dall'euro e gli stati nazionali, però quello che tendiamo a sottolineare è che l'euro non è solo una questione monetaria, perché se fosse solo moneta avrebbero ragione coloro che dicono che non cambierebbe niente. Però non è che uno, se va a leggere i trattati di Maastricht che sono fondativi dell'eurozona, può avere dubbi che non si tratta solo di una moneta. È un regime economico, liberalizzazioni, è anche un regime politico. Però al di là di questo, per cui sembrerebbe quasi che la storia può solo andare avanti, e io non credo a questa visione deterministica che siccome hanno fatto l'Europa poi faremo l'economia mondo e così via, si può anche tornare indietro qualche volta. E anche al professore, ci siamo confrontati diverse volte, dice no, dobbiamo guardare il film all'indietro. Appunto, guardando proprio il film all'indietro possiamo vedere come, e l'ha spiegato anche Marco, l'ingresso nella Unione Europea, comunque nell'Eurozona, è stato assolutamente penalizzante. Assolutamente penalizzante dal punto di vista dei salari, delle condizioni di lavoro, della precarizzazione, soprattutto per lavoro agente. Quindi, se l'euro quindi è una specie di pilastro di un regime, lo chiamiamo regime politico, come non è un regime politico? E se no di che cavolo stiamo parlando? Se addirittura gli inglesi hanno un referendum sulla Brexit che non hanno nemmeno l'euro, figuratevi voi se l'Unione Europea non è un regime politico. Quindi, dal punto di vista del popolo lavoratore italiano, delle masse popolari che soffrono così tanto per tutto questo disastro che sta avvenendo, è ovvio che anch'io penso che bisognerà pensare, come ha detto Marco, un orizzonte post-capitalista. E lì possiamo interrogarci, e non è un gioco, perché abbiamo visto il fallimento del socialismo reale, non possiamo raccontare palle, ma intanto c'è bisogno di uscire da questo marasma. E allora per uscire da questo marasma devi riappropriarti di alcune leve di politica monetaria. Se c'è un governo, ipotizziamo, popolare, io adesso la dico brutale, no? Allora PD e Forza Italia hanno governato per 20 anni, adesso immaginiamo che i 5 Stelle, che sono una forza che ha raccolto l'indignazione, va al governo. Ebbene, qualcosa dovranno pur fare, ma non possono fare niente se restano dentro la gabbia dell'Eurozona, perché tutte le politiche fiscali, di bilancio e di welfare sono condizionate alle regole europee. E allora comunque queste regole devi rompere, tant'è che anche tu hai detto che devi rompere. No, quelli di welfare no, non sono condizionati. Vabbè, comunque, siccome citavi Varoufakis, un personaggio che conosciamo bene, tutti, anche voi, anche coloro che dicono che non è necessario uscire, dicono che bisogna rompere con le regole europee. Allora il problema diventa solo di realismo politico. Se pensiamo, se tu mi dicessi, tra due ipotesi, è meglio cambiare in Europa tutti insieme queste regole, superare questo regime liberista e monetarista, o è meglio cambiare solo in Italia? Io non ho dubbi, ipotesi A, cambiamo tutti insieme, ma tutti sapete che è una favola. Come diceva Althusser, non raccontiamoci storie. Intanto ogni paese, come vedi bene la Grecia in che condizioni sta, se un paese si trovasse nelle condizioni di dover riappropriarsi delle leve di politica economica e quindi anche monetaria, che cosa fa? Rifiuta perché i tedeschi, per i loro interessi, il grande capitalismo vuole tenerci nell'euro perché i francesi non sono ancora pronti. Cioè questa sincronizzazione non la vedo, non c'è, anche perché potrebbe darsi che un paese ne esce in una direzione, un altro in un'altra. E comunque, scusate, concludo, lo sfaldamento dell'eurozona è un dato obiettivo, cioè non è che qui stiamo parlando solo dei nostri desiderati, è sotto gli occhi di tutti, tant'è che lo stesso Papa, il ministro dell'economia, ha detto guardate che questa crescente è una crisi più grave di quella dell'euro, che fu monetaria, di esempio pubblici e privati. Stanno ripristinando loro gli stati nazionali e i confini nazionali. Di che parliamo? Ma allora io, che provo a essere marxista, io mi muovo sulle contraddizioni oggettive e sulle tendenze oggettive. Capisci? Quindi se purtroppo viene giù l'eurozona, la domanda che vi faccio a tutti voi è questa, no? È una costruzione. Che cosa resta? Restano le fondamenta di una costruzione e bisogna misurarsi su quello. Si ritorna per forza, gioco forza, se viene giù, per loro contraddizioni interne, non perché c'è un movimento rivoluzionario che la batte, si ritorna alle fondamenta nazionali. Siamo italiani, ci sono i tedeschi, parla di tedeschi, guarda come hanno i risultati delle elezioni in Germania, in Austria e nei paesi nordici, o quelli cosiddetti non periferici, come stanno andando a destra ripristinando i sentimenti, non sono nazionalisti ma anche sciovinisti. Dobbiamo farci i conti con questa roba qui, se no va tutto a destra, se no è peggio, se no veramente c'è l'uscita, capisci, liberista, perché questo è il punto, c'è un'uscita dall'euro che può peggiorare addirittura le cose in modo liberistico,
sulle spalle dei lavoratori, con più bassi salari, con un'economia export oriented, per cui peggio di quello che c'è adesso, è ovvio che bisogna evitarlo, ma bisogna guardare in faccia la realtà e non raccontarsi storie. Scusa, posso dire una cosa? Io sono stessa linea del docente e anche il compagno che ha parlato prima, cioè sulla necessità dell'uscita all'euro. Però siccome anch'io faccio parte di questi movimenti, io la domanda che farei al docente è la seguente: il keynesismo può aiutarci oggi? Perché io ho dei dubbi che sia ancora uno strumento utile. Intanto, come lui ha evidenziato, anche sulla necessità della crisi del sottoconsumo c'è un dibattito lunghissimo che non si può, riassumere e che interroga, e anche sul piano empirico ci si interroga se questa sia una spiegazione ragionevole. Ma poi bisogna, anch'io credo che bisogna ricordare che il fine della produzione nel capitalismo è profitto, e quindi non si può pensare all'attività dello Stato come una pompa che gonfia un materassino, no? Che tiene la spesa pubblica, che tenga il materassino in tensione per evitare che ci siano perdite, perché il sistema in cui noi viviamo è fatto da milioni di cellule, e queste milioni di cellule vanno al glucosio, cioè al profitto, e quindi anche la spesa pubblica da sola può aiutare. Andiamo con la domanda. Sì, hanno chiuso tutte le cose. Volevo dire, il keynesismo però è un frutto del pensiero liberale. Perché? Perché non si può ridurre l'intervento dello Stato all'aspetto che è rappresentato in quelle equazioni della contabilità nazionale. In primo luogo perché l'intervento dello Stato è prima di tutto dal punto di vista normativo, no? E allora la normativa sul lavoro, la normativa sulle società, la normativa sull'edilizia, la normativa sull'ambiente, eccetera, sono questioni decisive. In secondo luogo, quelle equazioni di contabilità nazionale sono costruite con concetti liberali, perché se noi vediamo PIL uguale Y uguale reddito, cioè uguale spesa, si vede che è vero che gli keynesiani e la contabilità riduce tutto all'aspetto della spesa, no? L'intervento dello Stato viene trasferito in G-T, però la realtà non è così. Perché lo Stato interviene da un punto di vista della produzione, quando produce i servizi, no? E la produzione dei servizi non è rilevata dalla contabilità nazionale, perché il sistema liberale non ha la possibilità di valutare cose che non sono rappresentate dai prezzi. Quindi se uno Stato a parità di spesa raddoppiasse l'efficienza dei servizi, o uno Stato particolarmente invece imbelle abolisse o dimezzasse la produzione dei servizi, sulla contabilità nazionale non c'è niente, no? Poi la seconda cosa, ho quasi finito. Dobbiamo chiudere, No, vabbè, io intanto colgo l'occasione per ringraziarvi. Credo che il problema, io sono d'accordo con quello che diceva Moreno, noi ci troviamo al secondo piano di una casa che sta andando a fuoco e dobbiamo decidere se lanciarci o no. E io dico che bisogna lanciarsi per un motivo banale, lo dico con un'altra immagine. Avete presente la pubblicità, quella del Braille? Toglietemi tutto ma non il mio Braille, non so se la facciano ancora in Italia. Bene, l'Unione Europea è toglietemi tutto ma non la libertà di movimento di capitali, che era la ragione costitutiva dell'Unione Europea. Non possiamo cambiare quell'aspetto dell'Unione Europea, e quello però purtroppo è l'aspetto decisivo. Se usciamo, che succede? È verosimile che un governo che decida di lasciare l'Unione Europea, e inevitabilmente anche l'area euro, l'Unione Europea, debba all'inizio applicare ricette che, se non sono di austerità come quelle che già ci sono ora, poco ci manca. Ma l'uscita è comunque condizione necessaria per provare a mettere a punto politiche diverse. Rimanendo dentro si può fare, però quello che non possiamo fare è vendere l'idea che le cose cambieranno. L'Italia proseguirà nel proprio declino e probabilmente nel giro di qualche decennio. Questo è il mio timore, non posso averne certezza, però
questa è la sensazione. Vi ringrazio comunque. Grazie a te. Grazie a tutti e buona serata.